Mio Dio, questa città è fantastica. Wow, ma che roba? Siamo a Las Vegas, baby. Grattacieli. Wow, macchine di lusso che si sfrecciano una di fianco all'altra. Persone che camminano. Wow. Ah, che città. Ma com'è vestita? Vabbè. Ehi, hey, bel posto. Non sono mai stato in un posto così prima d'ora. Guarda, un tavolo libero là. Sì, ma con che gonna me lo dici? Cioè, porca puttana. Dove l'hai presa questa da una tenda? Cosa prendiamo? Io pensavo della pizza. Pizza? Pensavo tu non volessi del cibo semplice così. Beh, lo sai. Era solo una scusa per passare una bella serata con te. Quindi, ti va bene la pizza? Certo, amo la pizza. Prendo quella con i funghi. Ok, e che ne dici di una con il pollo? Pensi ti vada bene? Perché servirebbero delle proteine dopo quella sessione in palestra. Certo, perché no? Cameriera, c'hanno tutti dei capelli comunque stravoluminosi. Ehi, posso prendere il vostro ordine, ragazzi? Avete la pizza qui? Certo, signore, che pizza vorrebbe? Quella che c'ha un casino di pollo sopra. E un vino rosso, grazie. Due bicchieri. Certo, a posto così? Sì. Vino? Non devi guidare? Guardiamola la cameriera. Oh cazzo, abbiamo fatto la scelta sbagliata. Pensavo che guardando la cameriera rispondessimo a lei. Ehi, l'ho visto, lo sai. Visto cosa? Ah, non se l'è presa? Ok. Boh, vabbè, meglio così. Vieni spesso in posti così? No, questa è la mia prima volta in un posto così. È figo. Ehi, mi piace anche a me fare una buona musica qui. Pensavo che una ragazza come te venisse in questi posti più spesso. Sai, in una città piccola come Free Will, sei tu la stella più luminosa. Sono sicuro che tu abbia vinto Miss Free Will, una gara di Miss Free Will, ma che cazzo sta dicendo? Ah, smettila, mi imbarazzo. Non ho mai sentito così tanti complimenti in tutta la mia vita. Diciamo che you deserve it, toh. Diciamolo ancora di più. Ti meriti tutti i complimenti, credimi. Prima cosa, non c'è niente di tutto ciò, di quello che hai detto, tipo una gara di Miss Free Will. Secondo, non prendo mai appuntamenti. Non ho neanche mai avuto un ragazzo. Mi stai prendendo per il culo? Non ci credo. No, davvero. Ho un casino di amici. La maggior parte di loro sono maschi. Mandare un appuntamento. Non ci ho mai pensato seriamente. Quindi questo è il tuo primo appuntamento? Sì, è il mio primo appuntamento. Con un ragazzo che conosco da un giorno. Beh, ironico, non trovi? Non posso darti contro. Quindi, come ci si sente essere al tuo primo appuntamento? È carino. Lo chiamerei romantico, se il mio stomaco non facesse tutti quei rumori. Perché c'ha fame, tra parentesi. Ah, cavolo. Dov'è quella pizza? Ehi, cameriere, dov'è la mia pizza? Ehi, stai calmo. Quindi, Nicky, cosa fai nella tua vita oltre andare in skateboard? Lavori? Department store? Aspetta. Lavora dove? C'è una paga di merda, però meglio di non far niente. Department store? Non so, ho paura che lo sto confondendo con qualcosa, ma al momento non sono certo di cosa sia. Devo pensare su cosa fare con la mia vita.
Però è meglio che stare seduta col mio culo tutto il giorno come Rosa. È piena di soldi e non fa niente nella sua vita. Davvero? Non sapevo fosse così ricca. Intendo, avete una bella casa e tutto, però. Se lei è ricca, fidati. Siamo una famiglia rispettabile. Rosa ha un casino di potere qui, ha molta influenza. Davvero? Ah, però mi sembra che non andiate tanto d'accordo. Perché sta cosa? Beh, perché lei vorrebbe controllare ogni aspetto della mia vita, lo sai. Ma sono un'adulta adesso, posso fare quello che voglio. E tu cosa fai nella tua vita? Sono uno studente all'ultimo anno, o all'ultimo mese, dovremmo dire. Sai, quando ci penso, è un po' triste. Tutto quello che ho fatto era fare festini, ubriacarmi, cazzeggiare. Non ho mai pensato che il tempo potesse passare così velocemente. E ora devo trovare qualcosa da fare nella mia vita. Ehi, siamo uguali. E tua mamma? Perché è sparita? Che è successo? Non so altri dettagli. Onestamente so quanto te. Ho perso i contatti con lei quando praticamente sono andato al college. No, aspetta. Li ho persi molto prima di quello. Quando mio padre è morto. Ok, la cosa si sta facendo un po' buia. Ah, oh, mi dispiace. Non sapevo tuo padre fosse morto. Ah, preoccupare. Comunque, un po' di giorni fa, Timo si è fatto vedere nel mio dormitorio. È apparso lì e ha detto che era sparita praticamente. Ah, e mi ho dimenticato di dirti che ho tagliato i contatti anche con lui. Per 4 interi anni. Non ha fatto neanche una chiamata. Tutto è così strano. Ah, cambiamo soggetto, va. Abbiamo discorso. Non dobbiamo parlarne proprio ora. Non pensi che 24 ore fa io stessi urla ti stessi urlando che eri un maniaco e ora siamo seduti qui insieme? Beh, intestino può essere perverso. Non sai nemmeno cosa ho scritto di te nel mio diario. Cosa? Dimmelo! Ah ah, col cazzo. Beh, scoprirò lo stesso. Ma la trovo un po' sexy che tu abbia un diario. Pochissimi uomini lo hanno. Sì, lo so, mi piace scrivere e disegnare. Tocchiamo la sua mano, non facciamo niente. Attenzione, attenzione. Finché non c'è la pizza, la tocchiamo, via. Scusa se sono troppo diretto adesso, però volevo dirtelo. Sì, perché sto facendo la voce da donna però con me? Vabbè, sono contento di essere qui con te, penso che abbiamo un sacco in comune. Sì, forse hai ragione. Oh, è arrivata la pizza. Ma che cazzo di pizza è? Ma ci sono i vermi sopra. Mio Dio, sto per vomitare. Ecco, volete pagare adesso? Che cazzo di ristorante è che ti fa pagare adesso? Oh, finalmente! Ah, paghiamo dopo, grazie, grazie. Mamma mia, che schifo! Guarda che schifo! Veramente schifosa! Ah, sto morendo di fame. Anch'io. Prendiamo. All'amicizia o alla pizza? Alla pizza! Che fa cagare. Per questa meravigliosa, deliziosa, deliziosamente profumata pizza. Oh mio Dio. Spero tu sia buona come profumi, ma che. Ma sì, facciamolo, facciamolo. Assaggiamo sta cosa. Buon appetito. Buon appetito. Ah, sono così pieno. Quella pizza era un miracolo. Sì, una delle migliori che ho mai mangiato. Ehi, hanno cambiato canzone. Sì, l'ho sentito. Vuoi ballare? Ballare? Sì, guarda, le persone li stanno ballando. Perché non dovremmo farlo anche noi? Beh, non so se posso ballare. Ah, andrà tutto bene, fidati. Devi solo seguire i miei passi. Sì, ma... Nicky Brown.
Vuoi ballare con me? Oh, ecco che si danza. Sì, strimpo. Ma questo qui è quello che c'era in caserma prima, scusa. Di giorno fai la forza dell'ordine, la sera fa quello che suona. Ma io non lo so, guarda. Roman, Sì, Niki? Per grazie cosa? per questo giorno e per questa notte. Non pensavo che la giornata potesse evolversi in qualcosa di simile. È carino. Ah, sono contento di sentirlo. Mi piace anche a me. Oggi è stato così stressante. Meno male che possiamo finirla così. A volte mi sento che, come se non ci fosse futuro per me. Come se la mia vita non avesse uno scopo. Ma stanotte va tutto bene. Sono contenta di aver speso questo tempo con te. Diciamole che. Allora, diciamo che ci ha dato un buon input per baciarla. Però possiamo anche dirle che ci sentiamo. Oddio, quale facciamo? YOLO! Oh, oddio! Ha accettato? Mi dispiace, non avrei probabilmente dovuto farlo. Che cosa stavo pensando? È ok. Chiamiamola una fine perfetta per una notte perfetta. Ok, facciamolo, Nicky. Facciamo che lasciamo questo giorno perfetto com'è. Ma che cazzo? E tu chi sei, signore? Ma cos'è Death Stranding? Dove sono? Things, le cose non sono come sembrano. Che vuol dire? Dove dovrei attaccarlo? Beh, non lo so, attaccatelo al culo, ma perché? Ehi, che stai facendo? Ehi, cosa vuoi? Ma no, ma perché siamo sempre nudi? Ma perché? Non è un cavalletto, ecco, l'appoggi lì. Cosa? Chi sei? Togliti quel coso. E niente, era un sogno, come al solito. Ah, sti sogni. Diventano sempre più strani, ogni volta. Questo era così realistico, immagino che fosse così realistico, nello spazio, tu nudo, HD. Che ore sono? Penso sia mattina.